La questione stadio della Roma. Lo stadio della Roma, la vicenda stadio della Roma ha due risvolti, uno giudiziario e uno politico. Sul piano giudiziario io sono fatto di una pasta e di una cultura diversa da quello del Movimento 5 Stelle e ritengo che le responsabilità le deve accertare la magistratura e che tutti coloro che sono coinvolti hanno 3 gradi di giudizio per avere poi la certezza di avere responsabilità o meno. Non faccio come hanno fatto loro che per un semplice avviso di garanzia hanno urlato ladri, delinquenti e mostrato le manette. Sul piano politico la questione è molto diversa, ci sono responsabilità specifiche e francamente vedere esponenti del Movimento 5 Stelle che dicono che chi ha responsabilità dovrà pagare facendo finta che la cosa non li riguardi è davvero singolare. La domanda è: chi ha portato personaggi di questo tipo a Roma? Chi l'ha presa questa decisione? Se lei fosse stato sindaco avrebbe portato delle modifiche al progetto stadio? No, se io fossi stato sindaco avrei semplicemente portato avanti e realizzato il progetto che era stato presentato dalla Giunta Marino con l'assessore Caudo, che ha avuto un corso lungo di 2 anni in conferenze di servizi con tutti i passaggi autorizzativi e semplicemente avrei applicato quel progetto. L'altro tema politico che abbiamo di fronte è che chi è che si è assunto la responsabilità di smontare quel progetto, che era un progetto internazionale di qualità, di livello, per fare una roba che è del tutto evidente non si tiene in piedi. Il punto reale di questa vicenda è che all'origine dell'interesse della città ci sono le opere pubbliche che si realizzano e se tu tagli le cubature consentendo ai privati di non fare più quelle opere pubbliche che riguardano tutti i cittadini, automaticamente fai venire meno l'interesse pubblico per la città e gli impicci che sono stati fatti, da quello che si vede nell'ordinanza, sono proprio perché dovevano trovare un modo di giustificare un interesse pubblico che palesemente non c'era più. Grazie.